Adesso è diventato che in qualsiasi città dove mi trovo ti posso assicurare, non ti parlo di numeri, perché poi i miei numeri non sono ancora altissimi effettivamente a livello globale, però ti parlo di gente proprio che ti vuole bene. Sono stato a Palermo 2 settimane fa, la gente mi assaliva ed è stato bene. Per me adesso è diventata più abitudine, posso dire, nel senso che adesso mi sono abituato. A volte mi metto a pensare ed è fantastico il fatto che la gente sa cose di me più a volte della mia famiglia, capisci? E poi quando ti trovi tu ad essere, come dire, in questo caso il personaggio, non ti rendi conto, capisci? Sono gli altri che ti portano valore, capito che voglio dirti? Quando sei tu, è un po' come dire, quando fai palestra, ti vedi sempre nello stesso modo, ma gli altri dicono, caspita, però sai che stai migliorando, ti sto facendo un po' una... Sì, no, ma Enrico, ci rendiamo conto, lo dico a te e anche a tutti gli altri, che tu non sei né un calciatore famoso né un Sì, attore, no? Che sai, hai ragione. potevano essere quelle, le due o tre categorie per cui si faceva. Sei un barbiere, però grazie a quello che hai fatto sui social, ti sta succedendo quello che succede alle star. Cioè, vai a Palermo, la gente ti saluta, ti incontra, vuole la foto. Cioè, io è questo che dico.